Controlli sanitari e cure mediche da parte del personale della ASL 3 di Pistoia per i bambini dei campi profughi Sahrawi, ospiti nel periodo estivo nel territorio pistoiese, grazie alla solidarietà di molti comuni e alla cooperazione tra enti e associazioni. I piccoli ospiti saranno sottoposti ad analisi e vaccinazioni e ad eventuali approfondimenti specialistici presso i reparti ospedalieri di pediatria, cardiologia, otorino, oculistica e radiologia. Si tratta di bambini e bambine che provengono da condizioni ambientali difficili, spiega il direttore del Dipartimento Prevenzione Stefano Cantini, per i quali ci mettiamo volentieri a disposizione cercando di risolvere anche i loro problemi prima del loro rientro nel paese di origine. In circa 20 anni di ospitalità a Pistoia dei bambini Sahrawi sono stati svolti anche interventi di particolare rilevanza sanitaria, come operazioni chirurgiche, e sono state effettuate indagini diagnostiche e terapie che hanno impedito l'evoluzione di patologie anche gravi. Fondamentale in questi casi l'assistenza pediatrica garantita dall'ospedale Meyer di Firenze e gli interventi di alta specializzazione delle aziende sanitarie universitarie, grazie all'adesione al progetto umanitario da parte dell'assessorato regionale al diritto alla salute, che ogni anno invita le aziende sanitarie ad attivare le necessarie procedure per assistere e curare adeguatamente i piccoli ospiti che ormai da anni vivono profughi con le loro famiglie nel deserto algerino.